essendo struttura accreditata e quindi equiparata ad una struttura pubblica, noi seguiamo le direttive del pubblico. Ecco, questa è la cosa più importante, perché la sinergia e l'integrazione è vincente in sanità, sia nella sanità per acuti, come l'attività che espletiamo in questa casa di cura, sia per l'attività residenziale. Cresce ancora l'offerta della sanità privata e convenzionata nella città di Arezzo. È stata infatti inaugurata la casa di cura San Giuseppe Hospital in via Fleming, lungo il raccordo autostradale, davanti al polo fieristico. È una grande, grossa novità, non solo a livello della provincia e della regione toscana, ma oserei dire a livello nazionale proprio, perché di nuovo si è fatto ben poco nell'ultimo periodo. E quindi è un motivo di vanto questo, veramente un motivo di vanto. E lavoriamo in sinergia, in perfetta integrazione con il pubblico, quindi noi continueremo a fare la nostra attività al servizio del servizio sanitario regionale e quindi nazionale, perché come centro d'eccellenza noi, oltre che lavorare per il territorio toscano, lavoriamo anche in mobilità attiva per tutte le altre regioni, insomma. La struttura comprende 83 posti letto in camere singole e doppie destinati al ricovero ospedaliero nelle aree medica, chirurgica e riabilitativa. Presente poi anche un poliambulatorio accessibile sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale che in regime privato. È un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi 2 anni e mezzo. Non era scontato riuscire ad arrivare a questa inaugurazione in un ambito pandemico estremamente complesso, ma e questo per noi è una grande soddisfazione oggi, offrire alla città e alla regione toscana un nuovo polo chirurgico di primaria eccellenza, con la chirurgia robotica e tecnologie innovative, a partire dalla costruzione stessa, che è stata fatta su ammortizzatori sismici e che garantirà in qualsiasi condizione di poter continuare a lavorare in massima sicurezza. La storica sede di via Taffi resterà comunque al servizio del territorio. Rimarrà sempre nel settore, non sarà fatta alcuna speculazione edilizia, questo sia chiaro, opererà più nel settore ambulatoriale e residenziale per le esigenze del territorio.